Dobbiamo ringraziare soprattutto Mario Rigonistern, se la ritirata di Russia è una pagina di storia che quasi tutti conoscono. C'è infatti poco da aggiungere rispetto a quanto detto e raccontato dal sergente della neve. In questa puntata cerchiamo allora di leggere quelle giornate attraverso il nostro taglio consueto. La lente degli storici, la forza delle immagini, la viva voce delle testimonianze e il parere degli esperti. Cominciamo con lo storico Fulvio Cammarano, che ci spiega come mai nel 1941 ci fossero tanti militari italiani in Russia. Mussolini decise di inviare soldati italiani sul fronte russo per contribuire alla lotta al bolscevismo, che era l'obiettivo principale di Hitler. Nonostante che Hitler inizialmente non avesse particolare bisogno, Mussolini sentiva il desiderio di contribuire a questa lotta. In realtà poi, dopo le avanzate trionfali delle truppe germaniche e il piccolo contributo del contingente italiano arrivato nel 1941, iniziarono i primi rallentamenti. A quel punto Mussolini inviò un numero consistente di uomini, a questo punto ben accetti, circa 250.000, l'Armir, l'armata italiana in Russia, e questi uomini contribuirono all'avanzata dell'esercito dell'asse, ma a un certo punto, nell'inverno del 1942, come è noto, questa trionfale avanzata si arrestò. Gli italiani si trovarono a mal partito perché male organizzati, senza radio e senza un abbigliamento adatto, e quando iniziò la ritirata di fronte alla controffensiva russa, appunto dall'inverno del 1942 in avanti, gli italiani subirono molte perdite, ebbero molti dispersi anche a causa di questa disorganizzazione, dovuta non alla mancanza di vestiari, scarpe e armi, ma alla pessima organizzazione di tutto questo. Alla fine arrivarono e tornarono in Italia solo 10.000 uomini, 85.000 furono i dispersi, di cui 75.000 sicuramente morti. In quei giorni gli italiani in Russia sono un esercito invasore, sono alleati di Hitler e del Terzo Reich, sono truppe partite all'attacco. Eppure la memoria di quegli eventi sembra restituire un senso diverso ai soldati italiani, sembrano raccontare la storia dalla parte di chi l'ha subita. Quinto Antonelli. Sulla campagna di Russia esiste ormai da tempo, dal primo dopoguerra, una memoria quasi sterminata. Una memoria orale, ma soprattutto una memoria scritta, libri, volumi, che ricostruiscono quella tragica guerra e soprattutto la ritirata. Ecco, devo dire che si tratta di una memoria che ha, in generale, a parte pochi casi, fatto poco i conti con la storia, con i fatti, con quello che è avvenuto. La maggior parte di queste memorie si sofferma soprattutto sulla tragica ritirata del gennaio-febbraio del 1943. E in queste memorie vi è una rappresentazione di sé quasi come delle vittime. Ora, noi sappiamo che l'esercito italiano fu a fianco dei tedeschi un esercito aggressore. Entrarono, aggredirono l'Unione Sovietica. E però quella ritirata che travolse l'esercito, gli alpini, i fanti, quella lunga serie di giorni passati nella neve, quelle centinaia di chilometri fatti a piedi, fecero sì che i soldati si sentirono vittime più che aggressori. Rimase nella loro memoria questa sensazione di essersi in qualche modo purificati da quel gesto aggressivo. E queste memorie, da private, divennero poi pubbliche e si formò in qualche modo nell'opinione pubblica, si stabilizzò nell'opinione pubblica questa immagine, dopo tutto sommato innocente. Ascoltiamo adesso chi, testimoniando quei giorni, ha speso gran parte della propria vita. Lasciamoci trasportare dalla musica e dai ricordi. Mario Rigonistern.
Sono già 20 anni che marco dalla casa, e la mia mamma la voglio rivedere. Sono già 20 anni che marco da casa, e la mia mamma. Batte alle mie porte, e lei tuo figlio ti viene a ritrovare. Chiedo che batte alle mie porte. E le parole hanno grande forza rievocativa, la musica dà emozione. Prima gli amici cantavano una canzone che non è una favola, è una realtà, è di uno che ritorna dalla guerra e che si presenta davanti a casa e non gli aprono la porta. Forse credevano fosse una leggenda questa, ma invece è una realtà che io ho vissuto. Un mio compaesano, che era artigliere alpino nella Iulia, partì per la Russia, venne fatto prigioniero, deportato in Siberia, in Asia centrale. Dopo molti anni ritornò a casa, camminò una notte intera da Bassano fino al suo paese, arrivò davanti alla porta della sua casa in una contrada fuori mano. Era notte fonda, bussò. Suo padre uscì a vedere cosa fosse davanti a questa porta che non si apriva, chi c'era. Non riconobbe suo figlio, richiuse la porta. Lui si sdraiò davanti l'uscio e si addormentò. La mattina la madre, aprendo la porta, trovò il figlio addormentato davanti l'uscio. Era il 1947. Che cosa resta della condivisione totale di quei giorni? Cosa lega e cosa continua a legare chi ha camminato assieme a 20 gradi sotto zero, chi ha dormito abbracciato a te per non finire assiderato? Cosa lascia questa esperienza che finisce e non finisce? Il sociologo Enzo Rutigliano. La struttura interna dei movimenti collettivi e di episodi in cui gli uomini in genere rischiano la vita tra di loro ha un elemento simile. Questo elemento simile è il momento che alcuni sociologi chiamano stato nascenti, altri comunità emozionale. Qualcosa che possiamo chiamare metanoia, e cioè la profonda trasformazione di sé tale per cui ciò che era prima non sarà più come prima. E quindi nella guerra, questo si ha quando si è avuto soprattutto nella prima guerra mondiale, quando l'esperienza di trincea era appunto l'esperienza fondamentale che ha unito insieme molte persone, eccetera, e che rischiando la vita tra di loro hanno comunque conservato questo elemento di comunità emozionale anche successivamente. In che cosa consiste questo dopo? Consiste nel fatto che le persone che hanno appunto rischiato la vita insieme oppure hanno partecipato ad un movimento collettivo come può essere appunto quello del 68, quello di Francesco d'Assisi o di Gioacchino da Fiore, eccetera. Praticamente stringono tra di loro un legame che è costituito proprio dalla metanoia, dalla profonda trasformazione insieme, che li lega per tutta la vita. Suppongo che durante la ritirata di Russia ci siano state delle situazioni tali per cui gli uomini riescono a dare il meglio di sé, ma anche il peggio di sé a volte, eccetera, e che comunque questo configuri appunto una situazione di carattere emozionale. Ed ora il consueto consiglio per una lettura. Arrivederci. Guerra Totale è un libro edito da Einaudi e scritto da Chris Bellamy, uno storico anglosassone. Un libro che
tratta non solo le operazioni militari condotte dalla Germania sul fronte orientale, naturalmente queste hanno una parte fondamentale, però viene a descrivere la guerra sul fronte orientale come le operazioni che hanno permesso, diciamo, la vittoria sulla Germania nazista. E quindi una guerra assoluta, appunto, dal punto di vista economico, dal punto di vista demografico, dal punto di vista delle risorse impegnate. Dal punto di vista economico, l'industria, l'agricoltura, tutte le potenzialità della Russia dell'epoca furono messe in crisi, distrutte dalle operazioni belliche. Dal punto di vista democratico, la Russia, l'Unione Sovietica, perse oltre 26 milioni di persone, la maggior parte civili. Da un punto di vista invece ideologico, razziale, la guerra significò combattere su un fronte vastissimo e soprattutto dal punto di vista razziale si caratterizzò perché la Germania nazista puntava a annientare il nemico slavo, bolscevico ed ebreo.